Ciao a tutti amici di Alex Carson, benvenuti a questa seconda giornata di campionato di Serie A 1992-93 in formato 90° minuto. Lo chiamiamo 90° minuto XL perché abbiamo anche la partita di cartello che verrà, la vedrete per intero. Andiamo a vedere quella che è la seconda giornata di campionato, ma prima, intanto vi voglio ricordare, iscrivetevi al mio canale, condividete il video, mettete il like se vi è piaciuto, ma soprattutto attivate la campanella per tutti gli aggiornamenti. E seconda cosa, ma non meno importante, un ringraziamento da parte mia perché la prima puntata è stata vista da tante persone, ho visto tanti commenti, segno che la serie piace, quindi andremo avanti così. Andiamo a leggere quella che sarà la seconda giornata di campionato. Ancona Sampdoria, Brescia Torino, Foggia Napoli, Genoa Roma, Inter Cagliari, Juventus Atalanta, Lazio Fiorentina, Parma Udinese e Pescara Milan. Naturalmente vedrete prima tutti gli highlights e poi vedrete Lazio Fiorentina per intero. Quindi buona visione, ci rivediamo poi in studio per commentare i risultati e la nuova classifica di Serie A. Buona visione a tutti. Il Milan vince all'Adriatico contro il Pescara di Galeone, non senza qualche difficoltà, ma la risolve subito ad inizio partita. La risolve inizia all'ottavo con Lentini, che serve Savicevic, servito da Savicevic, oggi in attacco con Van Basten, e mette alle spalle del portiere del Pescara, Savorani, per l'1-0. Grandissimo lo scambio tra Savicevic e Lentini ed è l'1-0 per il Milan. Milan che raddoppia subito all'undicesimo con Van Basten che si libera della difesa del Pescara, gran sinistro sul primo palo. Nulla può di nuovo Savorani che può solo vedere la palla che si insacca alle proprie spalle. 2-0. Ancora Van Basten che cerca il terzo gol per il Milan, si libera di Ferretti e Mendy e il tiro dà l'illusione del gol a metà stadio. Nella ripresa ci prova anche Donadoni al 59esimo, qui servito da Savicevic, il tiro viene deviato e Savorani blocca in presa aerea, più spettacolare per lo stadio, ma effettivamente di poca difficoltà. Ancora Van Basten all'80esimo, lo vedete, triangola con Savicevic, si è trovato benissimo oggi l'olandese con il montenegrino. Il tiro viene neutralizzato dal portiere del Pescara, che oggi ha veramente avuto il suo da fare. Che dire, il Pescara ci ha provato, ma alla fine non ha potuto fare nulla, mentre il Milan oggi rientrava a Baresi, come vedete dalle formazioni. Erani ho spostato a centrocampo, turno di riposo per Albertini, Donadoni a sinistra, Savicevic davanti con Van Basten, soprattutto imminente per la partita di Coppa che ci sarà con l'Olimpia Lubiana. Quindi turno di riposo per alcuni titolari e naturalmente concetto di turnover di Capello che va avanti. Il Parma ha ragione di un ottimo Udinese dopo 88 minuti, grazie al gol del colombiano Asprilla. Ma è stato un ottimo Udinese che ha dato veramente il filo da torcere alla squadra di Nevio Scala e ha messo in seria difficoltà, soprattutto per l'essersi chiusa nella propria area di rigore. Nel primo tempo succede praticamente nulla, la ripresa dice qualcosa di più, comunque tra due squadre che hanno giocato oggettivamente male. Qui Asprilla ci prova il 52esimo senza nessun risultato. Dell'anno in campo oggi rientra da titolare e si fa vedere al 65esimo, ma bravissimo è Taffarel a mettere in calcio d'angolo. Bel tiro il numero 10, splendida la risposta del portiere brasiliano. All'87esimo guardate cosa si inventa Melli su Torre di Asprilla. Direttamente controllo e tiro, veramente Di Leo oggi in campo come portiere dell'Udinese costretto al calcio d'angolo. E dal calcio d'angolo successivo, battuto da Di Chiara, la palla resta lì in un colpo di testa di contrasto tra Asprilla e Branca e Asprilla si accorge dove sta andando la palla e va per ribadire immediatamente a rete. Lo rivediamo, il duello prima tra Asprilla e Branca. La palla resta lì, Asprilla è più lesto di tutti e sacca la palla alle spalle di Di Leo. Finisce 1-0 e il Parma si porta a casa 2 punti meritati. L'Atalanta si presenta al Delle Alpi imbottita di difensori.
Marcello Lippi non vuol lasciare niente al caso, soprattutto inserisce difensori puri a proteggere la difesa contro il tridente juventino. Torna Alemão in campo, Ganz supportato da Minaudo e Rambaudi sulle fasce. Dall'altra parte invece gioca Torricelli sulla fascia destra, fiducia di Dino Baggio ancora terzino sinistro, davanti il solito tridente Roberto Baggio, Di Canio e Vialli. Galia in cabina di regia. Succede poco in questa partita che non ha detto tanto, ma è sempre complice, siamo a inizio campionato, complici sicuramente le alte temperature che non favoriscono il bel gioco. Ci prova Gianluca Vialli al 24esimo su questo cross di testa, la palla finisce di poco a lato. Nuova capigliatura per il numero 9 bianconero. Sarà la Juventus a passare qui al 29esimo, il cross di Müller per Vialli, una serie di rimpalli favorisce l'inserimento di Roberto Baggio che prende questa palla vagante e la spedisce alle spalle di Ferron per l'1-0 della Juventus, dei bianconeri appunto su la squadra bergamasca. La rivediamo perché appunto questa serie di rimpalli favorisce un fortuito colpo di tacco di Gianluca Vialli e Roberto Baggio insacca alle spalle di Ferron. Nella ripresa invece succede ben poco, ma Maurizio Ganz si inventa questa rovesciata dal limite dell'area che costringe Peruzzi a un volo spettacolare per mettere in calcio d'angolo una palla che rischiava di entrare. La Juventus all'88esimo ha una buona occasione qui con Roberto Baggio, il tiro però viene deviato da Montero in calcio d'angolo. Non succede più nulla fino a fine partita, la Juventus in controllo tutti i 90 minuti, si porta a casa i due punti, invece per l'Atalanta una sconfitta fisiologica che ci sta. Finisce 0-0 a San Siro, un brutto Inter-Cagliari, sicuramente le due squadre, Mazzone è venuto a fare la sua partita, mentre per quanto riguarda l'Inter sicuramente la squadra di Bagnoli dovrà cambiare registro se vorrà combinare qualcosa di più in questo campionato. Francescoli all'11esimo ha una buona occasione, ma Riccardo Ferri lo disturba e impedisce all'uruguaiano di mettere la palla in rete. Per il resto veramente non succede più nulla, oggi veramente le squadre si sono date battaglia a centrocampo, non arrivando mai ad essere veramente pericolose verso le porte avversarie. Ripeto, per il Cagliari ci sta, non ci sta per l'Inter, che sicuramente dovrà fare di più se vuole ambire a posizioni d'alta classifica. Finisce 0-0 a Marassi tra Genoa e Sampdoria, una partita frizzante giocata meglio sicuramente dai padroni di casa, mentre la squadra di Boskov ha più pensato a difendersi che ad attaccare. Soprattutto Boskov si copre tantissimo a centrocampo, mettendo Salsano, mettendo Piacentini, arretrando Giannini e appunto togliendo anche Rizzitelli e Carnevale. Ci prova il Genoa subito invece con Scuravi, ben supportato oggi dal compagno Padovano, oggi Scuravi aveva un compagno in più in attacco, supportato sulle fasce da Fortunato e Van Schip. A centrocampo giocavano Ruotolo e Bortolazzi, coppia collaudata. Sicuramente la ripresa dice di più per il Genoa, ancora Scuravi che di testa è stato oggi il tallone d'Achille per i giallorossi, però la palla va di poco fuori. Ci prova Mihajlovic, gran tiro e dà veramente i brividi a tutto il Ferraris con questo tiro che finisce di poco sul fondo. Ancora Scuravi, il ceco prende la palla da Van Schip, però la palla è svirgolata e finisce di molto fuori dallo specchio della porta. La Roma ha una buona occasione con Muzzi al 77esimo, il colpo di testa lo guardano tutti ma finisce fuori e alla fine anche Carnevale ha la sua possibilità, il cross in mezzo e la mezza rovesciata però è molto debole. Insomma, potevano sicuramente far di più le due squadre, finisce 0-0 e alla fine un punto che muove la classifica per entrambe.
Siamo partiti dalla corsa di Medford verso i tifosi perché meritava, ed è lui l'eroe di giornata qui allo Zaccheria, dove il Foggia batte il Napoli per 1-0. Una partita che è stata un crescendo, perché nel primo tempo le squadre non hanno prodotto molto, forse complice oggi l'alta temperatura qui in Puglia. Partiamo la prima vera azione di nota, il 40esimo. Kolivanov mette veramente i brividi al portiere del Napoli, Giovanni Galli. Il tiro va ampiamente sul fondo. Nella ripresa un Foggia più produttivo, il Napoli che cerca di contenere gli uomini di Zeman, che corrono molto di più. Qui Bresciani spreca un'occasione d'oro. Su calcio di punizione di Biagio, la barriera aiuta Giovanni Galli e blocca in sicurezza la palla senza nessuna difficoltà. Al 68esimo è ancora Kolivanov, lanciato a rete dal De Vincenzo. Il tiro è ancora Giovanni Galli, deve superarsi per mettere appunto in calcio d'angolo. La difesa del Napoli è alle corde, continua a subire tantissimo, soprattutto l'aumento del ritmo di gioco della squadra di Zeman veramente mette in crisi gli uomini di Ranieri. Entra anche Mandelli ad arman forte all'attacco al posto di Biagioni. Il tiro però viene respinto da Zola, che si improvvisa difensore. Alla fine, al 91esimo, Medford, che resiste alla carica di Tern, si gira, pari non lo tiene, spara un sinistro e questa volta Giovanni Galli non si arriva, ed è l'1-0 appunto per gli uomini di Zeman. Lo rivediamo, perché prima si gira da una parte, Tern arriva a cercare di contrastarlo e alla fine un rimpallo favorisce l'attaccante del Foggia, prova di sinistro, Galli forse coperto dai propri uomini cerca di respingere come può, ma non ci arriverà mai su quella palla. Careca, colpo di testa troppo debole e il portiere del Foggia Mancini può bloccare in tranquillità. Insomma, grandi due bei punti meritati per il Foggia, che sicuramente ha fatto di più del Napoli nella ripresa e giustamente si è meritato la vittoria. È venuto fuori un bel pareggio tra Brescia e Torino, un 2-2 che alla fine accontenta tutti e soprattutto dà fiducia ad entrambe le squadre. Il Torino per non perdere, il Brescia per conquistare un punto molto importante. Fiducia a Saurini davanti assieme a Raducioio, e subito Saurini si fa vedere dalle parti marcheggiane al terzo minuto. Gran sinistro e risposta del portiere in calcio d'angolo. Ancora il Brescia, che parte arrembante nei primi minuti di gara. Raducioio ci prova lui, servito da Saurini, il tiro va veramente di poco a lato. Fiducia invece davanti nel Torino a Silenzi al posto di Casagrande, e il Silenzi ripaga il mister facendosi vedere subito in area di rigore molto pericoloso. Il vantaggio del Brescia arriva su due deviazioni fortuite di Paganin, che cerca di deviare in rete, la palla è fuori misura, ma arriva Pasquale Bruno correndo verso la porta e fortuitamente la palla gli sbatte addosso, come vedrete adesso, e trafigge Marchegiani per l'1-0 del Brescia. Il Torino reagisce subito, Silenzi, servito qui da Scifo, si fa vedere dalle parti di Landucci, ma Landucci blocca in due tempi. Il tiro di Silenzi è abbastanza centrale, facile presa del portiere Landucci. Ancora il Torino, che inizia a spingere cercando di ribaltare le sorti dell'incontro. Qui Aguilera, gran tiro e ancora gran risposta del portiere bresciano, che si allunga e mette in calcio d'angolo. Il Torino perviene al pareggio al 40esimo minuto ed è proprio Bruno che si fa perdonare dell'errore sull'autogol. Gran tiro al volo respinto da Landucci, ma il suo tiro permette appunto al portiere di non trattenere la palla. Arriva Daniele Fortunato che insacca il pareggio. Il raddoppio è una perla di Aguilera, servito da Vincenzino Scifo, il tiro a giro non lascia scampo all'estremo difensore del Brescia e porta in vantaggio i granati. Granata, splendido il gol di Aguilera. Il Brescia non si arrende e al 79esimo trova il pareggio su assist di Domini. Saurini incorna perfettamente di testa e batte Marchegiani per il 2-2. Salta più in alto di tutti e trova il pareggio. Ed è ancora Saurini, che possiamo definirlo sicuramente il migliore in campo oggi, a mettere in difficoltà nuovamente il Torino. Il tiro va veramente di poco sul fondo e fa venire i brividi ai tifosi Granata.
Entra Gheorghe Agi in pieno recupero, non era il meglio della condizione oggi, ha giocato Giunta al suo posto e si fa vedere con questo tiro che però blocca in presa il portiere del Torino, Marchegiani. Insomma, è stata una bella partita, dopo un 2-2 tra due squadre che si sono veramente date battaglia, e alla fine è giusto così perché nessuna delle due meritava di perdere. Partita deludente quella tra Ancona e Sampdoria, le squadre si dividono un punto, una partita che ha detto poco, soprattutto le squadre sono state molto bloccate a centrocampo e non sono mai riuscite a trovare la via del gol. Complice sicuramente un Ancona ben messo in campo da Guerini, che ha fatto di tutto per cercare soprattutto di difendersi. Detari al terzo prova a suonare la carica per i marchigiani, il tiro però va sul fondo. Vecchiola al 17esimo prende una traversa micidiale. Vecchiola oggi schierato al posto di Zárate in un centrocampo più folto e Agostini unica punta. Bertarelli ancora data fiducia al Bertarelli al posto di Chiesa al 32esimo, il numero 9 prova un bel tiro, la risposta del portiere dell'Ancona. Sul successivo calcio d'angolo, Michele Serena, da pochi passi, manca il colpo di testa vincente. Siamo nel secondo tempo e ci prova Jugovic sul suggerimento di Lombardo, però scivola e la palla finisce sul fondo. Non succede nulla di rilevante fino a fine partita, le squadre dominano con lanci lunghi e soprattutto dominano i lanci lunghi e soprattutto le poche conclusioni. Un pareggio tutto sommato giusto. Ed eccoci qui amici in diretta dallo stadio olimpico di Roma per la partita che ho scelto per voi oggi, ovvero Lazio-Fiorentina. Sicuramente è la partita di cartello, visto che comunque le prime giornate non ci sono questi grandi scontri diretti, quindi andremo a ruotare un po' tutte. Quindi abbiamo scelto Lazio-Fiorentina, che è sicuramente la squadra di Zoff contro la squadra di Radice può promettere del bel gioco. Adesso andiamo a leggere quelle che sono le formazioni della partita. Iniziamo con la Lazio che schiera Fiori, Bonomi, Favalli, Bacci, Gregucci, Cravero, Fuser, Doll, Ridle, Signori e Winter e Signori. Quindi fuori per il momento Paul Gascoigne. Dall'altra parte Mannini, Carnasciali, Luppi, Di Mauro, Faccenda, Pioli, Effenberg, Laudrup, Battistuta, Orlando e Baiano. Praticamente la stessa formazione della prima giornata di campionato per tutte e due le squadre. Quindi fiducia a Bacci a centrocampo a coprire un po' di più quella che è la difesa laziale, mentre dall'altra parte fiducia nuovamente a Pioli sulla sinistra per il momento e la coppia difensiva Luppi-Faccenda. Vediamo subito che parte la Fiorentina a manovrare, ma intercetta Winter. Effenberg, vero faro di centrocampo della squadra toscana. Carnasciali, lancio lungo ancora per Battistuta, ancora Gregucci ad anticiparlo. Winter per Gregucci, lancio lungo in direzione di Karl-Heinz Riedle, ma controllato bene da Luppi. Brian Laudrup, Effenberg, Battistuta, attenzione, la palla va in area di rigore, buttata in fallo laterale senza tanti patemi reverenziali, palla fuori e scampato pericolo. Orlando per Effenberg, Di Mauro, Baiano, attenzione, e subito la Lazio si fa pericolosa, ma buon intercetto della palla da parte la Fiorentina si fa pericolosa, ma la Lazio intercetta la palla. Winter, lancio lungo per Ridle, però troppo solo il tedesco, sulla destra per Fuser, cross in mezzo, non c'è nessuno e subito libera. Faccio notare un piccolo errore, dobbiamo cambiare il colore della porta della Lazio, perdonatemi. Massimo Orlando intanto qui sulla destra, seguito da Bonomi che respinge il suo cross, ancora Orlando che raccoglie l'eredità di Roberto Baggio. Intanto prova il cross Pioli e Baiano anticipato. La Fiorentina si fa vedere dalle parti di
di Valerio Fiori subito. Karl-Heinz Riedle intanto prova la torre per Fuser, ma troppo lunga la palla, non si intendono i due ed è fallo laterale per la Fiorentina. Pioli per Orlando, faccenda di Mauro, ancora faccenda, lancio lungo per Battistuta, Effenberg. La Fiorentina in controllo del centrocampo per il momento, fa girare la palla come meglio vuole e meglio crede. Ancora lancio lungo per Battistuta da parte di Carnasciali e ancora Gregucci in marcatura che controlla il numero 9 argentino. Winter intanto leggermente spinto da Brian Laudrup, tutto regolare, si lamenta l'olandese. Doll, Fuser per Riedle, scende a destra Bonomi, Fuser, cross in mezzo, signori, anticipato, signori, da Carnasciali all'ultimo momento, ma era veramente in un'ottima posizione Beppe Signori per poter ribadire a rete. Per il momento comunque partita leggermente vibrante, ma niente di esaltante dalle parti dei due portieri. Riedle per Signori, prolunga a sinistra, fallo intanto su Signori, tutto regolare per la regola del vantaggio. Winter si accentra, va Winter per Bacci, appoggio errato e riparte la Fiorentina con Baiano, Battistuta, Gregucci però in prima battuta lo ferma e subito lancio lungo per Riedle, Fuser, ancora Riedle, bello suggerimento per Winter, capisce tutto Carnasciali e spedisce la palla in fallo laterale. La posizione di Aaron Winter molto interessante, da sinistra ad accentrarsi, sta mettendo un po' in difficoltà quello che è la zona tra la mediana e la difesa della Fiorentina. Intanto cross in mezzo, Riedle viene anticipato questa volta da faccenda. Favalli, lancio lungo ancora per Riedle che viene cercato spesso come torre. Fuser per Riedle, attenzione, Doll prova il tiro e la palla viene respinta dal portiere Mannini e messa in calcio d'angolo. Prima vera occasione della partita è di Thomas Doll, che va via a faccenda, esatto, e costringe all'intervento in calcio d'angolo Mannini, che esulta perché giustamente tiene in piedi la sua squadra e evita di capitolare. Va a battere l'angolo Beppe Signori, vediamo cosa succede, la palla resta lì, attenzione, ancora Bacci cerca di appoggiare per Doll ma scivola. E attenzione alla Fiorentina, però la Lazio subito recupera le posizioni ed evita il contropiede viola. Riedle che cerca di liberarsi di due marcatori, questa volta però lo sovrastano. Carnasciali, manovra la Fiorentina, Effenberg, lancio a sinistra per Massimo Orlando, ricevuto, chiude Fuser immediatamente sulla diagonale di Mauro. Per Effenberg, fallo di Winter su Effenberg, calcio di punizione, penso sarà l'ultima azione del primo tempo. Winter non è d'accordo, viene redarguito dall'arbitro, però il fallo c'è e gli intima che al prossimo probabilmente scatterà l'ammonizione. Eh sì, il fallo è abbastanza brutto sulle caviglie di Winter, sorpreso Winter, però il fallo c'è tutto. Lo va a battere Effenberg, vediamo se prova la battuta a rete. Ci prova e la traversa di Effenberg proprio a fine primo tempo. Splendida la punizione del tedesco. La traversa ha detto di no al centrocampista. Finisce 0-0 con questi due brividi finali da una parte e dall'altra. Finisce 0-0 questo primo tempo. Andiamo subito alla ripresa a vedere se ci saranno dei cambiamenti o delle sostituzioni a livello, o dei cambiamenti appunto a livello tattico. No, per il momento tutto invariato tra Lazio e Fiorentina, sempre 0-0. Battistuta per Carnasciali, scende Carnasciali a destra, un po' defilato Laudrup che è poco nel vivo del gioco. Massimo Orlando si accentra, Massimo Orlando per Di Mauro, Pioli a sinistra a spingere, vediamo se mette in mezzo,
non se la sente di crossare Di Mauro per Effenberg, che ha colto una traversa da oltre 25 metri. Attenzione, ancora fallo al limite dell'area. Attenzione perché Effenberg da quelle posizioni è veramente devastante. Ancora fallo di Winter, questa volta sul tedesco, ma è un fallo debole che può anche non essere fischiato. L'arbitro però non è dei nostri parametri e fischia fallo. Avrà visto meglio. Calcio di punizione. Siamo intorno ai 22 metri. Va Effenberg, la palla è deviata e Valerio Fiori può parare in tranquillità. Favalli, subito lancio per Ridley a cercare Signori, però niente da fare, la difesa viola controlla. Si caratterizzano soprattutto i lanci per le due punte, Battistuta da una parte e Ridley dall'altra a cercare la torre. Intanto Ridley allarga a destra per Fuser, che scende affrontato da Pioli. Arriva Bonomi a sostegno, va il numero 2 della Lazio, mette in mezzo, la palla resta lì, Ridley di testa e bravo Mannini che riesce ad allungarsi e a bloccare in presa alta. Palla insidiosa di Karl-Heinz Ridley, tanto bel lancio lungo per Brian Laudrup, oggi un po' fuori dal gioco, sicuramente deve essere innescato di più il danese. A sinistra per Massimo Orlando, ma interviene Bonomi con una gran chiusura a liberare Pioli per Massimo Orlando, che sicuramente sta facendo meglio del suo compagno di fascia Laudrup. Fuser intanto fallo su Pioli, calcio di punizione a favore della Lazio, della Fiorentina scusate. Qui scende Pioli, Fuser lo affronta commettendo fallo. Andiamo a vedere quello che va a battere il colpo di testa di Battistuta, niente da fare, la difesa della Lazio libera. Pioli per Di Mauro, Thomas Doll intercetta, attenzione che può partire il contropiede. Signori per Doll, Fusera a destra, che arriva di gran carriera anche Karl-Heinz Ridley, che era andato a dare una mano in difesa. Eccolo servito da Doll, ma subito la difesa della Fiorentina si chiude ed è il lancio per Battistuta. Baiano, Di Mauro per Orlando, qui a sinistra che manovra, si sovrappone Pioli a sinistra, sostegno, cross in mezzo, Battistuta, la palla resta lì e Winter che retrocede sulla linea difensiva dalla mediana tira via una palla molto interessante per i viola. Intanto fallo da parte di Luppi, sì, Luppi su Beppe Signori, che travolge anche Effenberg, ma il fallo è di Luppi che non è d'accordo, non ho fatto nulla, però in realtà il fallo c'è tutto. Arrivano le prime sostituzioni, dentro Salvatori e fuori Laudrup. Fuser intanto batte il calcio di punizione. Massimo Orlando recupera la Fiorentina, calcio di punizione battuto malissimo dalla Lazio. Favalli, lancio lungo per Ridley. Signori, Doll, lancio lungo per Ridley ancora, ma Mannini capisce tutto e si fionda su questa palla che poteva diventare pericolosissima per la difesa viola. Lancio per Battistuta che viene sempre controllato a turno o da Favalli o da Gregucci. Intanto lanciato Baiano, ma in fuorigioco. Il fuorigioco c'è perché Cravero sale correttamente mettendo in fuorigioco il numero 11 viola. Va Valerio Fiori a battere. Ci stiamo avvicinando a fine partita, partita vibrante ma occasioni pochissime, ma attenzione ed è il vantaggio della Lazio con Thomas Doll. Lo avevamo detto che c'erano poche emozioni e la Lazio ce ne procura uno, il vantaggio della Lazio con Thomas Doll. Bella l'azione in velocità, in verticale, bello l'inserimento del fantasista numero 8. Che per il momento ha preso il posto di Paul Gascoigne. Bella la triangolazione,
e soprattutto Riddle, che capisce le intenzioni del compagno. E qui difesa della Fiorentina veramente immobile e sorpresa, perché vedete Faccenda se lo lascia sfuggire e ormai è troppo tardi. Per Mannini non c'è nulla da fare ed è 1-0 per la Lazio con Thomas Doll. Siamo all'81esimo e a questo punto la Fiorentina dovrà veramente far qualcosa di miracoloso se vuol portarsi al pareggio. Intanto lancia Fiori la palla lunghissima per Fuser. A questo punto la Lazio può controllare con il possesso palla. Riddle per Fuser. Chiama la palla Beppe Signori, la riceve Riddle. Ancora per Signori ed era una bella palla quella di Karl-Heinz Riddle, ma veramente fuori gioco di un niente. Sembrava regolare la posizione del numero 11 laziale e invece è partito in posizione irregolare. Fuori Riddle e dentro il giovane Neri, sicuramente uno dei migliori in campo, il tedesco. Vediamo Battistuta che si è battuto tantissimo oggi all'interno della difesa laziale, ma non gli hanno lasciato tanto spazio. Intanto bel lancio di Signori per Fuser che scende a destra, attenzione perché proverà a crossare. Eccolo qui il cross per Neri proprio, ma libera la difesa viola. Ed ecco i viola che ripartono. Lancio lungo per Baiano, ma è da solo. Lancio a destra per Salvatori, troppo impreciso Baiano. E la difesa della Lazio può controllare, ma Favalli la mette in calcio d'angolo inavvertitamente e procura un pericolo alla propria difesa. Si avvicinano due uomini, Effenberg. Attenzione Di Mauro, appoggia corto, troppo impreciso il centrocampista viola e praticamente regala la palla ai biancazzurri e finisce così la partita. La Lazio batte la Fiorentina 1-0 con gol di Thomas Doll, scusate il gioco di parole, all'81esimo. Torniamo in studio per leggere i risultati e vedere la nuova classifica. Rieccoci in studio con i risultati della giornata. Pochi gol oggi, pochi gol e tutte partite abbastanza brutte, onestamente parlando. Andiamo a vedere quelli che sono i risultati. Ancona-Sampdoria 0-0, Brescia-Torino 2-2, Foggia-Napoli 1-0, Genoa-Roma 0-0, Inter-Cagliari 0-0, Juventus-Atalanta 1-0, Lazio-Fiorentina 1-0, Parma-Udinese 1-0, a Pescara il Milan batte il Pescara 2-0. La classifica della Serie A vede il Milan e Lazio appaiate con 4 punti in testa, seguono Roma e Cagliari a 3 punti, poi un nugolo di squadre a 2 punti che sono Atalanta, Fiorentina, Torino, Napoli, Ancona, Inter, Foggia, Juventus e Parma. Brescia, Sampdoria, Udinese e Genoa 1 punto e Pescara a 0 punti. Il prossimo turno di Serie A prevede le seguenti partite: Brescia-Pescara, Cagliari-Lazio, Fiorentina-Ancona, Genoa-Juventus, Milan-Atalanta, Napoli-Inter, Roma-Foggia, Torino-Parma, Udinese-Sampdoria. Naturalmente la partita di cartello in questione è Napoli-Inter, che trasmetteremo per intero. Però il prossimo appuntamento dedicato alla stagione 1992-93 non sarà con il campionato italiano, bensì con le coppe europee. E andiamo a leggere quelle che saranno il programma delle coppe europee, vale a dire, ve lo dico a voce, le due partite in questione saranno Parma-Uipest di Coppa delle Coppe e Valencia-Napoli. Le altre partite le vedrete poi nell'intro del prossimo appuntamento. Sono, tra virgolette, state già giocate perché non abbiamo, tra virgolette, le squadre, quindi sarà Milan Olimpia Lubiana, Parma per la Champions League, Parma Uipec per la Coppa delle Coppe che vedrete, per la Coppa UEFA invece ci sarà Juventus Anorthosis, Valencia Napoli, Norrköping Torino e Wacker Innsbruck Roma. Questo è tutto ragazzi, ci rivediamo per il prossimo appuntamento che non sarà con la Serie A, ve lo ricordo, ma sarà con la prima giornata di Coppe Europee 1992-93. Ancora un abbraccio fortissimo da Alex Carson, ciao a tutti.